a tutti ragazzi, io sono Dini, benvenuti e bentornati sull'altro fumetto e benvenuti al video Q&A, video in cui rispondo alle vostre domande che mi avete fatto in giro per l'internet con l'hashtag domandini. Vi avviso subito che la finestra alle mie spalle è aperta, quindi ci potrebbe essere qualche rumore di fondo, ma se per caso la chiudessi mi suderebbero anche le palpebre degli occhi, quindi devo lasciarla aperta o non respiro. Partiamo con Danilo Sun, a.k.a. Fumetti Senza Paura, che mi chiede perché è sempre tutto verde. Perché no, mi verrebbe da dire. No, la storia della parete verde in realtà è una coincidenza. Quando mi sono trasferito in questa casa, e ve la faccio breve, mi sono messo a dare il bianco. Un mio amico che mi ha aiutato mi ha detto: ma perché non fate una parete di un altro colore? La mia ragazza la voleva ocra, a me l'ocra fa un po' cacare. Abbiamo optato per un verde pastello molto sobrio. Poi quando sono andato a dare questo verde non era poi così sobrio, però ho detto va bene, facciamo di necessità virtù e quindi facciamo i video con questa parete verde dietro che diventerà particolare, quantomeno caratteristica del canale. E effettivamente ha funzionato, quindi a me il verde non è che faccia poi così impazzire, però mi ci sono abituato, ormai mi ci sono affezionato, quindi che verde sia, quindi butto il verde sulle storie di Instagram un po' dovunque. In più c'è anche la cosa un po' paracula, che quando vedi questo verde, appunto tra tutte le immagini di YouTube, sto verde acido salta molto agli occhi, quindi vedi subito i miei video, quindi attira un po' l'attenzione, o almeno spero che attiri un po' l'attenzione. I ragazzi di Play Games Italia, tra l'altro andate sul sito Play Games Italia, perché non parla solo di videogiochi, ma parla anche di serie TV, fumetti, ci sono un sacco di articoli interessanti, quindi ve lo straconsiglio, anzi ve lo metto addirittura in descrizione. Mi chiedono: hai mai letto un fumetto tanto brutto che hai deciso di buttarlo pur di non vederlo in libreria? No, principalmente uno perché lo trovo un po' una mancanza di rispetto nei confronti dell'autore, comunque per quanto il fumetto non mi sia piaciuto, buttarlo non mi va molto. Due, perché buttare o distruggere libri mi ricorda momenti passati di fascismo che non mi piacciono molto, quindi la cultura comunque va rispettata a prescindere, anche se non ti è piaciuta, comunque distruggerla non mi fa molto impazzire. Tre, perché sono spilorcio, quindi se l'ho pagato col cacchio che lo distruggo, piuttosto lo vendo a sto punto, o al limite lo regalo a qualcuno, ma distruggerlo che l'ho pagato un po' mi rode, quindi no. Però quando ero piccolino mi avevano costretto a leggere un libro, Il naso di Moritz, del battello a vapore, che ho odiato tantissimo, semplicemente perché a fine di ogni capitolo bisogna fare la scheda. E il maestro, se mettevi che il capitolo ti era piaciuto, ti dava un bel voto. Se mettevi che il capitolo non ti era piaciuto, ti dava un brutto voto. E io mi ricordo di un piccolo di anarchico alle elementari che avevo fatto proprio l'esperimento. Cioè, una volta avevo messo che mi era piaciuto, la volta dopo ho fatto la scheda praticamente uguale, ho messo che non mi era piaciuto e il voto era diverso. Sto maledetto. Quindi quel libro, quando l'ho finito di leggere, in un momento di ribellione infantile, ho strappato le pagine. Quello è l'unico libro che ho distrutto nella mia vita quando ero all'elementare. Pensate che bambino scassacazzi che ero. Barone Ramp mi chiede: chi sono i tuoi autori italiani favoriti del panorama odierno? Ce ne sono diversi. Cito Zero Calcare, che sicuramente è molto mainstream, però secondo me è veramente bravo. Cioè, non che il fatto che uno sia mainstream debba essere per forza un lato negativo, però effettivamente Zero Calcare secondo me è proprio bravo, riesce a toccare determinate corde che probabilmente, non so, io sento molto, anche perché sono comunque abbastanza un suo coetaneo, quindi alcune citazioni le sento proprio sulla mia pelle, le ho vissute, quindi capisco determinate cose. In più secondo me ha fatto un bel processo di crescita. Toffolo l'ho citato più volte, a me Toffolo piace molto, soprattutto una fase centrale in cui ho fatto delle biografie di Carnera, di Pasolini, del Re Bianco, il gorilla albino che stava nello zoo di Barcellona. Quella fase lì mi è piaciuta molto, di Toffolo l'ho molto apprezzato. E poi sto guardando il computer perché ovviamente me li sono segnati, perché sennò me ne dimenticavo qualcuno. In più ci sono autori anche un po' meno noti che mi piacciono molto. Dav mi fa morire dal ridere, la sua comicità veramente mi distrugge, lo adoro. Vabbè, anche Ortolani, effettivamente, ora che mi viene in mente, è un ottimo autore. Il volume Cinzia secondo me è qualcosa di fenomenale. Palloni, io ve l'ho citato in mille modi, faccio più o meno una recensione di ogni suo volume, perché Palloni ha un modo di scrivere che, non so, mi colpisce sempre. Riesce sempre a colpirmi, riesce sempre a stupirmi con quello che scrive. E sto apprezzando anche molto Cammello, dovrei leggere qualcosa in più, però sicuramente i due volumi Tumorama e poi lo spin-off Rubens sono qualcosa di allucinante. Fumetti Renon Air, Renon Noir, Renon Air, non so bene che lingua sia, quindi non so come si pronunci, chiedo scusa, mi chiede: quanto è importante per l'Europa l'editoria lettone? Non capisco se mi stai trollando o meno, quindi nel dubbio... 15.
Frank Comics mi chiede: perché leggere un fumetto è davvero il fratello scemo delle arti? Secondo me no, semplicemente perché al suo interno i fumetti hanno diverse forme d'arte, hanno l'arte della narrativa, quindi la capacità di raccontare delle storie, ma hanno anche dentro le arti grafiche, quindi la capacità di a volte veramente di dipingere, perché ci sono dei fumetti che sono veramente dei quadri, le capacità di disegnare, la capacità di inchiostrare, se per caso sono fumetti a colori, quindi hanno diverse forme d'arte al proprio interno i fumetti. Quindi secondo me no, non sono i fumetti non sono i fratelli scemi delle arti. Al limite siamo scemi noi, perché ogni tanto ci leggiamo dei fumetti veramente agghiaccianti, però quella è un'altra storia. Roberto, Cavaliere di Platino, mi chiede: uno o più fumetti che secondo te potrebbero venire apprezzati anche da chi non è appassionato del media e quindi estraneo al linguaggio del fumetto? La prima cosa che mi verrebbe sarebbe Zero Calcare, e infatti Zero Calcare è uno di quei fumettisti che viene letto anche da chi non legge solitamente fumetti. Però tendenzialmente io direi di provare a puntare un po' sul genere, quindi se sai che una persona magari legge fantascienza, proponigli una Kira. Se per caso leggono altri generi, appunto, vai, magari conviene andare un po' a colpire per genere. Ad esempio, mia madre ha 60 anni suonati e che non so se avesse mai letto un fumetto nella sua vita. Lei è molto appassionata di storie di donne, di diritti delle donne. Le ho prestato un paio di fumetti su questo tema e le sono molto piaciuti. E appunto, lei non aveva mai letto un fumetto probabilmente nella sua vita, se non quando era gagna, ormai 800 anni fa più o meno. Quindi secondo me bisogna, se conosci qualcuno che magari appunto non legge fumetti e vuoi avvicinarlo al mondo del fumetto, cerca di capire un po' quale genere gli piace e vai a colpire lì. Magari non sconsiglierei magari opere che soprattutto a livello grafico siano un po' troppo sperimentali, perché magari uno che non è abituato a leggere fumetti fa un po' fatica, magari se appunto graficamente la tavola è troppo ardita, quindi magari una tavola un pochino più classica è un po' più facile da leggere. È anche vero che anche per il mondo del manga la lettura orientale, a chi non è abituato, può veramente essere un pochino ostica, cioè io e sicuramente anche voi che leggete manga ormai siamo abituati, non ci facciamo neanche più caso, però per qualcuno che non è abituato può essere difficile leggere al contrario, e questo può rischiare di rovinare l'opera perché non riesci bene a fruirne. Un fumetto non è un romanzo ma con poche parole, è al limite un romanzo ma con in più la parte grafica. Un altro inutile canale mi fa due domande, ovvero: un fumetto che a tutti è piaciuto ma a te non è piaciuto per niente e perché? Al contrario, un fumetto che tutti hanno criticato e invece a te è piaciuto e perché? Allora, un fumetto che a tutti è piaciuto, mi verrebbe da dire Monster di Urasawa, però non l'ho ancora finito, sono fermo, ho letto i primi tre, l'ho detto mille volte, i primi tre volumi della Deluxe, li ho trovati un po' lenti, alcune parti un po' ripetitive, però non posso giudicare un'opera perché non è ancora conclusa, e faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda. Tutto sommato la prima parte mi viene difficile, non mi viene in mente un fumetto che tutti hanno osannato e io proprio ho odiato. Invece, al contrario, un fumetto che tutti hanno criticato, che invece a te è piaciuto, la saga di Crossed. Io continuo a leggere gente che dice: ma è bello solo il primo, gli altri sono brutti. A me piacciono, non so cosa dire, e a me continuano a piacere, cioè me ne sono comprati un po' di tempo fa una decina di numeri usati, ogni tot me ne leggo uno e mi piace, cioè mi colpisce proprio. La cosa che mi piace molto di Cross è che non è zombesco, cioè quelli non sono zombie, ve la faccio breve e prima o poi vi parlerò anche di Cross in maniera un po' più specifica magari. Però gli zombie fondamentalmente sono spinti dalla fame, dal voglio di mangiare. La fame è un istinto di sopravvivenza, quindi sono spinti dall'istinto di sopravvivenza. Quelli che vediamo in Cross, che si chiamano scrociati, no, loro sono spinti semplicemente dall'istinto di divertirsi e distruggere, anzi, divertirsi distruggendo, e quindi sono pronti anche a distruggere loro stessi, quindi non hanno neanche l'istinto di sopravvivenza, capito? Ed è una cosa che trovo super affascinante perché sono veramente completamente fuori di testa, cioè sul serio quando viene preso qualcuno da questi scrociati spera di morire piuttosto che subire tutto quello che gli fanno subire questi fuori di testa, quindi mi appassiona in più ogni storia comunque. Molte hanno il finale sorpresa, molte ti fanno vedere in questo mondo devastato con questi scrociati un punto di vista particolare che comunque, non so, mi incuriosisce, mi colpisce sempre. C'è un volume in cui praticamente fa vedere uno psicopatico che è rimasto ancora normale, non è stato ancora contagiato, come si muove in questo mondo di psicopatici a sua volta fuori testa e contagiati da questa bizzarra malattia. Cioè, riescono sempre a far vedere un punto di vista interessante. Anche Kama mi fa due domande, ovvero: autore italiano e non italiano preferito, e soprattutto Coco Pops, palline o barchette? Rispondo prima alla seconda, sicuramente barchette tutta la vita, perché nel latte rimane
rimangono un po' più solide, mentre le palline quando le metti si smosciano subito, rimane un po' un passone, mentre le barchette tengono botta, barchette power. E autore italiano preferito, come sopra appunto vi ho citato tutta una serie di autori, non riuscirei sinceramente a sceglierne uno solo. Non italiano preferito, allora il primo che mi viene in mente di americano è Garth Ennis, che sto scoprendo e adorando, e Garth Ennis veramente spero che camperai 200 anni, scriverai tutta la vita, perché personalmente mi sta piacendo tutto quello che sto leggendo di Garth Ennis. Se vogliamo mettere un autore nipponico, mi viene da citare il pluricitato almeno da me principalmente Shintaro Kago, perché riesce sempre a stupirmi, riesce sempre a avere delle trame talmente mindfuck e assurde da colpirmi. Il buon uomo mi chiede: ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Perché non ha ancora trovato un buono spacciatore. Ma soprattutto, non leggi fumetto supereroistico perché non ti piace? Cosa hai letto del genere Invincible a parte, o proprio lo hai droppato a priori perché non ti ispira? No, ho letto qualcosa di fumetto supereroistico quando ero più piccolino, ho letto un po' di Iron Man, ho letto qualcosina, però appunto ero piccolo quindi non fa molto testo. Crescendo principalmente ho letto albi autoconclusivi, magari scritto da altri autori, tipo Snicked, mi pare si chiamasse, che è praticamente una storia fuori dalla continuity, una storia di Wolverine scritta e disegnata da Tsutomu Nihei, stesso autore di Blame. Mi è piaciuta tantissimo perché lui disegna in maniera fenomenale. Però tendenzialmente non mi piacciono i fumetti americani, soprattutto la continuity, principalmente perché so perfettamente che quando comincia un arco narrativo, di base so che quell'arco narrativo si concluderà senza che sia cambiato veramente nulla. Cioè, non, poi per carità, non è che non cambia proprio niente, è vero, però di base cambia sempre così poco, poi li trovo molto rigidi, cioè che devono rispettare assolutamente delle regole, non si può sconvolgere troppo la storia, quindi non so, li trovo un po' troppo comfort zone in quel senso. Cioè non, io voglio leggere una storia intanto che inizia, ci sia uno svolgimento e una fine, e che la fine possa essere anche la morte del personaggio. Io voglio avere paura che il protagonista a cui mi sono un sacco affezionato possa morire, mentre negli supereroi non succede, perché tendenzialmente è la testata è sua, quindi non muore mai quasi nessuno, e se muore qualcuno ti viene iperannunciato dicendo: ah, il maxi evento, succederà qualcosa di grandioso, quindi ti dicono che già succederà qualcosa di grandioso. Non mi piacciono le dinamiche narrative del mondo supereroistico. Poi ho letto altra roba americana, ho letto un sacco di Spawn, che non è proprio un supereroe effettivamente, però comunque è una testata diciamo supereroistica, anche se era uno dei primi veri antieroi, però seguire la continuity gna posso fare. Orco Stay mi chiede: che connessione internet hai? Grazie e a presto. Una connessione internet brutta di una compagnia telefonica di merda a cui ho chiesto di passare la fibra a novembre del 2018, siamo a giugno e ancora niente. Michael Compo mi chiede: da dove nasce la tua passione per il fumetto e da dove nasce la voglia di condividere la tua passione con il pubblico? Allora, io quando ero piccolino, io ho una sorella più grande che si chiama Kate, quando ero piccolino e non sapevo ancora leggere, lei leggeva Topolino, io le chiedevo sempre di leggermi le storie di Topolino perché non sapevo ancora leggere, e lei si scocciava: ah, non ho voglia di leggerti, non voglio leggerti. Quindi io le dissi: ok, allora quando imparerò a leggere me le leggerò da solo. Poi sono cresciuto, sono andato alle elementari, ho imparato finalmente a leggere, mi sono preso un Topolino, me lo sono letto e mi ha fatto un po' cagare. Non vi nego che già quando ero piccolino non mi è piaciuto minimamente, quindi non ho continuato, quindi ho smesso di leggere fumetti per un po'. Poi mi ci sono riavvicinato a un certo punto, ho letto un po' di Iron Man. Una volta poi quando sono andato in edicola ho visto questo Spawn di cui mi aveva parlato un amichetto, che era questo personaggio dell'inferno. Io ero un bambino già particolare, un bambino molto particolare, quindi cercavo queste robe un po' strane, un po' macabre, mi incuriosivano. E poi andando avanti mi sono avvicinato ai manga. Il primo che ho letto è Dai, la grande avventura, l'avevo comprato, poi l'ho trovato in un'edicola e io guardavo il cartone animato allora, che lo davano forse su Italia 1, quindi ho comprato un volume di quello. E poi da lì sono andato avanti a scoprire Berserk, a scoprire cose. Da dove nasce la mia voglia di condividere l'esperienza con il pubblico? Semplicemente dal fatto che seguivo un qualche canale che consigliava fumetti, ma la maggior parte non consigliava fumetti che mi interessavano, sinceramente. Sentivo parlare spesso delle stesse opere e quindi un giorno mi sono chiesto: ma perché non aprirlo io un canale? Tutto sommato leggo cose un po' particolari,
Poi entrando in YouTube ho conosciuto un sacco di youtuber in realtà che fanno la stessa cosa che faccio io, che comunque leggono fumetti un pochino più, fumetti indipendenti, un pochino meno noti, quindi comunque ce ne sono di canali, non è che mi sono inventato niente, per carità. Però è nata appunto dal fatto che volevo creare un canale che io stesso avrei guardato. Io vi ringrazio per le vostre domande, siete stati molto molto gentili. Se per caso avete altre domande da farmi, in realtà non c'è bisogno di mettere l'hashtag domandili, potete tranquillamente farmele in qualsiasi momento, su qualsiasi social, ve l'ho sempre detto, io rispondo a tutti quanti. Se dovesse capitare che per caso non vi rispondo, siete autorizzati a scrivermi pirla rispondi, ma sul serio, perché se non vi rispondo è semplicemente non perché vi sto ignorando, ma perché mi sono perso magari il commento, mi sono perso la domanda, mi sono dimenticato di rispondere, quindi scrivetemi tranquillamente, non mi disturbate affatto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo piccolo video facendomi delle domande, siete stati molto gentili, spero di aver dato qualche informazione interessante, ma magari anche no, è un video un po' cazzeggio, ma ci sta anche un video un po' cazzeggio ogni tanto, e noi ci vediamo al prossimo video.